in Rossini c'è tanto, tante note. Credo in questa partitura che c'è più di note che tutti gli altri opere nel mondo, perché è un stile che si chiama bel canto, dove i cantanti sono incredibilmente artisti, con e fanno tutta la musica sempre con tutti questi arpeggi e le scale musicali. E questo è importante di sapere, che non tutte le note sono importanti, che le note vanno a un punto più importante, e c'è delle note più importanti, delle note che sono secondarie, eccetera, eccetera. E dobbiamo sapere per il fraseggio esattamente, e per esprimersi, per esprimere le parole, che fare con tutte queste note. Detailing of the coloratura is to be much, much more precise than what the ear can take in. You have to be so precise that the ear knows exactly where you're going and what you're singing. So this is just a melody. Am yalfin ekinon ama. That's fairly simple, no coloratura. This would have coloratura. L'ho fatto delirar. It's just fast moving notes in succession. E Rossini ha fatto la stessa melodia all'inizio, la stessa alla fine, ma noi sappiamo che nel tempo di Rossini i cantanti hanno cantato con molto, molto di coloratura e di ornamentazione. That was beautiful, by the way. When you return to the theme the second time, and it's with the variations this time, and with much more commitment vocally as well, then it makes sense architecturally. Right, right. Sure. Then you really were. Nella grande aria di Matilde, che è il finale del secondo atto di quest'opera, il tema principale di quello che è praticamente la sua cabaletta, la prima volta viene eseguito come scritto, cioè... Thank you.
Quando noi lo ripetiamo, invertiamo l'arpeggio in modo che diventa. Mantenendo la struttura armonica esattamente com'è, la melodia viene cambiata per aggiungere virtuosismo al canto. It is important, first of all, to realize that what we're doing here in Pesaro right now is not at all the definitive version of the edition as it will be published. Basically, what this is the opportunity for us to give this edition its first tryout in performance, to see if it works, to see if there are any specific problems. Produrre opere in un laboratorio di musicologia applicata significa verificare sul campo, che in questo caso è il palcoscenico, il frutto del lavoro scientifico dei musicologi che redigono queste nuove partiture. E in tanti casi dire nuove partiture non è un'espressione sbagliata, perché si tratta davvero di qualche cosa che estrae dalla polvere del tempo e dalla dimenticanza di circa 160-180 anni capolavori del tutto sconosciuti. Quest'anno il Rossini Opera Festival mette in scena Matilde di Shabran. And